A Milano ho presentato il progetto di rinascita del quartiere San Siro. Alessandro Franzi. Nell'ex mercato comunale di Piazza Selinunte, snodo del quartiere popolare di San Siro, si sono ritrovate la prefettura, la regione e il comune, tutte le istituzioni per condividere con le associazioni e i cittadini i primi risultati del progetto di rilancio anche sociale di quest'area critica di Milano. È stato il prefetto a certificare un dato: le occupazioni abusive degli alloggi pubblici dell'ALER sono diminuite del 15% in 4 anni. A chiudere il rubinetto, accanto a una migliore gestione che c'è stata, ha consentito un saldo positivo per la disponibilità di alloggi a chi partecipa alle graduatorie. San Siro è un quadrilatero di palazzi costruiti fra il 1935 e il 1947, quasi 6.000 alloggi, 10.000 abitanti, una città nella città, dove però il reddito è in gran parte vicino o sotto la soglia di povertà. Per questo le istituzioni hanno deciso di collaborare partendo dalle scuole. L'assessore regionale alla casa, Paolo Franco, ha detto di puntare alla dignità e alla legalità del quartiere. La vice sindaco di Milano, Anna Scavuzzo, ha aggiunto che occorre dialogo sociale e aprire il quartiere alla città. Una Milano che a San Siro cerca di ricucire le sue fratture sociali.